Come si dice in questi casi, buona la prima della Toscana Garden Nottolini che contro la formazione di Firenze, B2 della Liberi e Forte di coach Guglielmo Pucci e dell'ex Cecilia Vatori e Sara Baroncelli ha già fatto vedere buone trame di gioco. Del resto coach Capponi e il suo vice, il validissimo Lupetti, stanno cercando di impartire le giuste direttive tecnico-tattiche considerando un roster rinnovato quasi del tutto. La formazione bianconera si è presentata con capitan Bresciani in cabina di regia, mentre in avanti ai lati si sono proposte Alisa Tesanovic, già in buonissima condizione, e Lara Salvestrini, da poco rientrata dalla Savino Scandicci, a cui era stata prestata per l'inizio della preparazione. Il resto al centro Valentina Varani e Gemma Bianciardi, mentre d'opposto agiva Giulia Lunardi e da libero, neanche a dire, una grandissima Ilaria Battellino. Ovviamente nel corso della partita dei 4 set giocati, coach Capponi ha fatto ruotare tutto il roster. Romani subentrava Bresciani in regia, Sciabordi e Canovai rilevavano Tesanovic e Salvestrini, Coselli la Lunardi e Mazzoni la Battellino. Risultato finale eloquente, successo per 4-0, Gena Nottolini parsa già in buone condizioni, seppur manchi quasi un mese all'inizio della B1. Da sottolineare che la Liberi e Forte Firenze è compagine di B2, parziali a favore delle capannoresi 25-16, 25-22, 25-18, 25-21. Prossimo appuntamento venerdì 24 settembre, ancora la Palapiaggia, contro la Fenice Pistoia, altra squadra che milita in B2, nel cammino progressivo di avvicinamento al campionato.